È il giorno dell'esordio del Consiglio Comunale a modalità mista. Come annunciato la scorsa settimana, nella seduta di lunedì sera i consiglieri potranno decidere infatti se presentarsi al mezza barba oppure collegarsi da remoto. Un modo per garantire maggiore sicurezza, visto il periodo di emergenza sanitaria, ma la decisione non è stata condivisa dall'opposizione. Sì, è una modalità facoltativa, quella della presenza e quella della presenza in remoto. Io ho manifestato le mie perplessità perché ritengo che offrire i liberi tutti oppure imporre a colpi di maggioranza queste decisioni, che poi sono una scarpa e una ciabatta, non diano praticamente una buona impressione, ecco, di quello che si fa dentro le mura di Palazzo Mezzabarba. Non si sta fermando praticamente nulla, i servizi pubblici funzionano correttamente con la FFP2, noi avevamo invocato anche un parere tecnico che è arrivato molto stringato e di tecnico non aveva nulla, ma invocava chiaramente il buon senso visto il momento. Siamo tutti dotati di buon senso, però rispetto a quella che è la capienza, a quella che è la distanza, vi devono essere chiaramente anche dei conforti. Si tratta di una forzatura, quindi ha aggiunto Faldini, visto che nessuna limitazione all'attività amministrativa è stata prevista dal governo. Ma considerato che non esistono variazioni o modifiche al vecchio DPCM che regolamentava la presenza, sì, ecco, questa mi sembra una forzatura politica che poi si è espressa anche con il voto che si è palesato nella Capigruppo, allorquando la maggioranza ha deciso di provvedere in tal senso. Vi è poi una lettura prettamente politica dietro questa decisione, un tentativo di garantire il numero legale grazie al collegamento da remoto, alla luce delle recenti tensioni all'interno della maggioranza. Ci sono dei consiglieri anche di maggioranza che non risiedono nella nostra città, hanno la libertà chiaramente anche loro di partecipare in presenza o in remoto. Certo, è più semplice in remoto. Poi sappiamo tutti che all'interno della maggioranza serpeggia qualche malumore che poi si è manifestato anche in occasione della discussione dell'approvazione del bilancio preventivo. Quindi offrire questa scarpa e questa ciabatta chiaramente può celare e può avvantaggiare magari la maggioranza in un momento in cui le fila non sembrano proprio compatte.